was sober, man, I felt bad. Worst hangover that I ever had. Hit 2-6 hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Yeah. My life makes perfect sense. Lust and food and violence. Sex and money are my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty trick. Cause if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Yes, if you wanna look cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Oh, heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. L'alabastro innanzitutto è una pietra naturale, è una pietra gessosa e un solfato di calcio biidrato. È una pietra trasparente che contiene delle molecole di acqua al suo interno che conferiscono questa trasparenza. Bellissimo. È una pietra cristallina e questa struttura, diciamo, nello studio della sulla sonorità, diciamo, dell'alabastro ci ha riservato delle notevoli sorprese. Bellissimo. E questo aspettiamo agli strumenti. Certo. Comunque, ecco, proprio questa sua composizione,
fa in maniera che possa entrare in vibrazione, possa creare delle onde caratteristiche, sì, delle armoniche che poi sono diverse dal legno, dal metallo e da altri materiali. Senti, è una pietra dura l'alabastro? No, non è una pietra dura, la scala di Mohs siamo sui 2,2 di durezza. Quindi si lavora con delle, vedo, con degli utensili, in questo caso questo è un tornio. Una lavorazione prettamente artigianale, questo è un vecchio tornio orizzontale a sbalzo, cioè senza l'ausilio della contropunta. Come si vede ci sono le cinghie di trasmissione, si possono avere tre velocità, certo, di rotazione, due sul motore, per cui questo è il massimo della tecnologia. Ecco. Poi il resto viene fatto a mano libera. Questi si chiamano dei rampini. Ognuno sono dei ferri in acciaio, solitamente vengono fatti addirittura con l'acciaio delle lime, sai, delle, sì, lime, sì, a ferro, oppure dei pezzi di acciaio. Hanno varie forme, varie figure, varie scalature, si può eventualmente inserire una placchetta di video o comunque è anche sufficiente solo l'acciaio temperato e basta. Quindi sono strumenti che fabbricate voi? Questi sono fatti proprio artigianalmente per ogni tipo di lavorazione. Però facciamo una cosa, stacchiamo un attimo, sì, stacchiamo quella fare là, se no diventa un problema riuscire a parlare. Intanto notiamo che con perizia hai fatto lo sguscio, sì, a 45, sì, gradi, sì, o simile. Però ancora è da sottigliare, perché l'angolo chiaramente deve essere poi fatto ben preciso, certo, e anche lo spessore va sottigliato. È giusto un inizio di scavo, no? Poi logicamente, sì, sì, magari, sì, mi allargo anche un po', perché se devo andare molto profondo poi non ho lo spazio per entrare con il ferro. Qui sicuramente qui mi devo allargare, devo fare uno scavo un po' più grande. Mi domandavo, quando sei arrivato a scavare quasi in fondo, come lo ferri? Esatto, e questo è il punto più difficile. Devo misurare, diciamo, una parte e l'altra, perché poi devo scavare anche la parte di qua. Cioè devo girare questo, metterlo al contrario e fare comunque spesso perfetto angolazione, no? Sia da una parte che dall'altra. Credo che il momento più difficile sia quando questi due scavi si incontrano. Però questo potrebbe, si romperebbe. Devo toglierlo dal tornio, devo lasciare tipo mezzo centimetro, sì, o un centimetro. E andare a mano. E andare con una fresina a togliere questo, metterlo sul banco, sì, e con una fresina, una fresa, certo, d'aria compressa, staccare questo centimetro giro tornio. E poi a mano con la raspa, certo, devo infilare tutto. Senti, io devo dire che solo un batterista poteva arrivare a formulare questo concetto. Ti faccio qualche domanda. E allora, spegniamo ancora un attimo così riusciamo a chiacchierare meglio. Noi oggi vediamo un alabastro bianco, lattiginoso, però, certo, immagino che ce ne siano di molteplici colori. Certo, certo. Quindi tu potresti addirittura scegliere, oltre che fabbricarti una batteria in alabastro intera, certo, quindi fabbricarti i tom, i timpani, la cassa, certo, eccetera, anche il colore. Anche il colore della pietra, esatto. Chiaramente non è che i colori sono tipo l'azzurro, certo, sono rosa. No, perché si potrebbe colorare artificialmente, sì, ma io sono un artigiano un po' contrario alla colorazione sono artificiale del materiale, perché si parla di alabastro, per cui va valorizzato la qualità della pietra. Però ci sono delle pietre, come giustamente dicevi prima, che hanno diverse colorazioni, per esempio delle colorazioni ambra. Cioè ambra noi, sì, non lo chiamiamo alabastro agata, non sono che degli ossidi ferrosi all'interno del materiale che conferiscono poi questa colorazione marrone ambra. Sì. Ci sono degli alabastri di collina, qui di Volterrana, che sono molto venati, vengono chiamati alabastri bardiglio, sì, che sono tutti striati, tutti venati, per cui possiamo scegliere fra pietre bianche, pietre trasparenti, pietre venate, pietre ambra, però ecco sempre sul naturale. Sempre sul naturale. Non andiamo a scegliere il ultima blu. Domanda, poi andiamo a vedere il prodotto finito. Quando tu monterai le meccaniche e lo fori,
Come fanno poi queste meccaniche a rimanere ferme e a non avere escursioni? Quando metti le viti con il controdado, non c'è possibilità che con l'usura si possano in qualche modo muovere all'interno? Ma no, perché anche le meccaniche hanno già una parte che abbocca dentro, sì. Per cui quando il foro è preciso all'interno di una pietra, è preciso e avvitata dall'interno, come non si deve muovere. Non si può muovere. Andiamo a vedere il prodotto finito? Perfetto. Allora, come potete vedere, questo è il prodotto finito ed è bellissimo. Intanto intravediamo delle venature tipiche dell'alabastro. Senti, è possibile che potrebbero renderlo più fragile? Queste venature. Ci sono delle venature, diciamo, che possano, come queste qui, che sono delle argille, perché la venatura è comunque un'impurità rispetto al materiale. Però al momento che si è pietrificata, fa parte del materiale stesso. Esatto. Chiaramente verso l'esterno del blocco può darsi che la venatura sia ricca di terra o di argilla, e allora diventa più fragile. Però una volta lavorato e consolidato, insomma, che la venatura tiene, non dà nessun problema. Anzi, è una firma naturale della pietra. Bravo, bravo. Poi non c'è mai una venatura uguale all'altra. Allora, intanto lo facciamo vedere anche dall'interno, perché è straordinario come sta. Tra l'altro mi devo complimentare per la scelta delle viti nere, che danno, se possibile, un tocco di classe ancora maggiore. Per gli appassionati dirò che i cerchi sono a tripla flangia, impresso fusione, e naturalmente queste meccaniche, mi diceva Daniele, che sono Tama, non le avevo mai viste, è una novità della Tama, bellissima. Notate, allora, ogni tamburo che si rispetti deve avere un buco per far uscire l'aria a seguito della compressione. Questo è trattato in alabastro, è un inserto, cioè, è fatto proprio separatamente e poi inserito all'interno. Vi vogliamo ancora far vedere una meraviglia, la targhettina con la dedica a Tullio De Piscopo, che è uno dei più grandi batteristi che esistano in Europa oggi, a Tullio, re della batteria. Lo trovo magnifico. Che cosa dite, ragazzi? È il sogno di ogni batterista, un rullante in alabastro. Bellissimo. Tanto vediamo delle altre creazioni proprie della tua azienda. Sì, poi adesso andiamo a vedere in atelier dove c'è tutti gli strumenti. Comunque, qui abbiamo scacchiere, lampade, possiamo fare di tutto. Orologi. È un materiale molto duttile, per cui si presta sia per l'illuminazione che per qualunque altro. Andiamo nell'atelier? Andiamo nell'atelier. Andiamo nell'atelier. Something about the six-play night. They do the walk. Do the walk.
gonna play a long time now. A long time if you want. And we've been having a great time just playing a long time. And we'll do old ones, we'll do new ones, and film stuff. So whatever you want, I mean most of the stuff we can ask you to do, we can do. What should we do? Hey, I want to say Richard Bennett, there's the best in the West, right there, come on. Fearless, fearless. And speaking of the best, Glenn Ward. Pescatore e viandante, toccano? Non gran cosa stamattina, l'acqua non torbe, il pescion vede. Flum, ragazzi stiamo fermi, Dio sacrato, gli tiravano sassi nell'acqua, lì d'acqua. E poi dice, ma siamo, fammi vedere se c'ho il budello, comincia tutto un discorso, non mi ricordo. E poi, certo, dice, una reina, 3 anni fa, Bertocco mi diede. E conclude, si onzolava con un tocco di un pesce. Ti portiamo a vedere la cappella di San Cristoforo. Tanto guardalo da fuori. È l'aprivia. Sì, l'aprivia lì proprio era l'ingresso del paese. Ma si può entrare, guarda San Cristoforo si incazza. Che ti pare? Che ti pare, Franco? Questo è un bellissimo affresco del 400, dove c'è una Madonna in trono con Gesù Bambino e gli angeli. Nel 400. Siamo arrivati alla quota più alta di Volterra. Da qui si apre questo straordinario scenario. Il portale romanico, insomma vi facciamo un po' da guida. Intanto come potete vedere, come dice Cattoni, questo loggiato è importante. Aveva la funzione di tutte le attività comunali, certo. Si facevano i giudizi, si facevano le cose di commercio. Ora più al momento ci sono dei giovani artigiani che stanno lavorando per far capire anche agli amici come l'utilizzo ancora dell'alabastro. Questo, come dice Franco, è una formazione, un uovo di alabastro, al suo stato naturale, credo. Lo estraggono da gallerie, anche sotto 100 metri, mi hanno detto, sotto questi calanchi, cioè questa situazione morfologica di sabbi, che purtroppo è un terreno che è sempre soggetto a franamenti. Vieni vicino al microfono, sì. Perché c'è il bordello. Sì, c'è. E soprattutto riescono a trovare le sabbiate, che queste sono proprio delle uova estrapolate dal contesto. Non è che sia un filone come l'Ardesia, certo. Ma sono dei polloni di questo carbonato di calcio. Ma soprattutto siamo in una piazza meravigliosa, perché guardate questa piccola facciata romanica che ha ancora questo gusto pisano di questo quadrato inserito dentro questo di cerchio. È un insieme proprio a una basilica del XII secolo. E poi nella fiancata di un edificio che io non conosco perché è collegato al campanile c'è un basso rilievo, non è di terracotta ma è della pietra locale che sembra un tutto, ed è interessante vedere questo vescovo con questi due santi di fianco a un papa, addirittura c'è un bambino che fa scendere delle cose di abbondanza, che potrebbe essere pane come soldi.
Siamo davanti all'ingresso del battistero, che stranamente ha solo la facciata d'ingresso decorata a pietre bianche e nere. Se siete d'accordo, io entrerei un attimo. Sì, telecamere alla mano. I battisteri, come il battistero più famoso di tutti, che è quello di Firenze e quello di Pisa, sono sempre a forma ottagonale, perché il numero 8 era il numero dell'infinito, perché è ancora il simbolo dell'8. Infatti vedete 1, 2, 3, 4, 5 e 8 facciate. Stranamente non è mai circolare. Ora non so se si possa entrare, ma noi entreremo lo stesso, eh? Se Andrea e Anna ci fanno entrare, visiteremo questo battistero. Bellissimo, è bellissimo. Posso dire che mi ricorda molto i nostri altari liguri. Sì, questo. Sì, ma infatti questo non è dello stesso periodo, chiaramente, della costruzione di pietra, dove tra l'altro ci sono tutte queste belle loggette che alleggeriscono i muri portanti, nello stesso tempo danno luce e poi sorreggono una cupola che è ancora indefinita, quindi è, può darsi che fosse anche affrescata nel passato. Una cosa molto interessante, devo dire che il battistero è estrapolato dalla chiesa, perché la chiesa doveva ricevere le persone battezzate, quindi erano ancora fuori della chiesa. Credo che la statua al centro sia di San Giovanni Battista. San Giovanni, però è recente, una statua potrebbe essere dell'Ottocento. Dell'Ottocento. Devo dire, un gran bel complesso. Pare che la chiesa sia altrettanto fantastica. Vieni, entriamo. Granduca. Il soffitto dei cassettoni del 1500 del Ligneo evidentemente sopperisce ad una precedente soffittatura a capriate, che di solito venivano demolite o bruciate, perché la chiesa chiaramente non è del 1500 ma sarà del XII secolo. E ci sono tre navate divise da queste colonne di un marmo che potrebbe essere un marmo granito, con dei capitelli di forma composita. Qui si vede appunto Gesù deposto dalla croce, con la Madonna all'estrema sinistra, San Giovanni all'estrema destra, Nicodemo e Giovanni d'Arimattea. C'è questa agenzia di viaggio americana, sì, che ha fatto un mega residence nel deserto del Nevada, proprio un punto lontanissimo da tutte le abitazioni, le strade, però dotato dei maggiori comfort.
e sembra proprio, addirittura ci hanno fatto delle scene di voli spaziali, cose del genere. Insomma, vanno lì e qui c'è tutto il comfort e ci sono tutte le coppie in viaggio di nozze. Allora, mentre ci sono due che lì si rompono le palle sul terrazzo e guardano questo tramonto infinito del deserto del Nevada, dice, ma certo, sì, Dio buono, ma ci pensi ora se atterrasse un disco volante e scendessero due teutonici marziani? Chissà come sarebbe, come vedeva. Vabbè, mentre sono lì che sognano sull'imbrunire terra questo disco volante, e ti sorte un uomo e una donna bellissimi, alti, bene, tutti vestiti di metallo, però comunque assomiglianti molto all'uomo. Atterrano e, capito, vengano verso l'albergo, loro un sogno realizzato, li invitano a cena. Nel parlare fraternizzano un po'. Lei, che era una sposina piuttosto aitante, dice, ma caro, dice, ma insomma, visto Dio, non si è parlato per niente dello scambio di coppia, ma potrebbe succedere, dice, che le dici, ma sì, abbiamo l'apertura qua, là e dai, marziani, eccetera. Vanno a tavola, cenano tranquillo, poi succede che si fanno lo scambio. Il marziano va con la moglie di lui e questo va con la marziana. Dopo una lunga conversazione, loro avevano la possibilità di parlare in lingua perché avevano una civiltà avanzata, eccetera, si spogliano finalmente, e quando il marziano si spoglia, splendido teutonico, un pisellino di 2,5 cm, la donna si mette a ridere, una matta, dice, ma che cazzo è? Dice, ma voi altri scherzate? Dice, e noi sulla terra abbiamo degli affari, dice, ma... E allora dice, no, guardi, dice, non si preoccupi, gira l'orecchio destro e si allunga e viene un affare. Io poi dice, ma però sì, va bene, ma insomma ti vai fino con una matita, altro orecchio e viene fuori un affare. E tutta la notte una rumba, Dio, poi questa contenta come una Pasqua, dice, madonna, dice, ma va bene, si ritrova la mattina a colazione, chiaramente non si sapeva notizie di quegli altri due. Insomma, si ritrovano a tavola, arrivano abbastanza allegri tutti, e lei gli fa, dice, allora Mario, com'è andata? Dice, la notte, dice, bene è andata, dice, ma io non lo so che cazzo aveva questa marziana, lui aveva due orecchi come due friolone, dice, ma ha lavorato tutta la notte negli orecchi, dice, non ho capito che volesse.